Nonostante Natale sia ancora parecchio lontano, io ho deciso di mettermi avanti e di realizzare queste luci per l'albero di Natale con Arduino, che sono secondo me molto belle e sono un po' diverse dalle classiche luci bianche o colorate. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi costruiremo queste luci natalizie RGB con Arduino. Per farle abbiamo bisogno di una striscia LED con i LED NeoPixel, nel mio caso i VS2812B. Per semplificare il circuito vi consiglio quelle a 5V, che ci permettono di utilizzare lo stesso alimentatore sia per i LED che per l'Arduino. Questa da 60 LED al metro ce l'avevo in casa, ma per un miglior effetto vi consiglio quella con 30 LED al metro, che avendo i LED più distanziati non fanno notare la striscia in mezzo all'albero, e inoltre con lo stesso quantitativo di LED avremo il doppio della lunghezza. Poi ci serve un Arduino di qualunque tipo, anche il micro che è più piccolo, e un alimentatore da 5V abbastanza potente. Per calcolare la dimensione dell'alimentatore possiamo considerare che un LED consuma al massimo 60 mA, quindi moltiplichiamo 60 per il numero di LED che ha la striscia. Otterremo il consumo in mA che diviso 1000 diventa il consumo in ampere, che è quello in base a cui dobbiamo scegliere l'alimentatore. Nel mio caso con 60 LED il consumo sarà di 3,6 A, quindi tenendo un po' di margine un alimentatore da 4 A va benissimo. Questo è lo schema elettrico che seguirò. Dobbiamo collegare la linea dati dei LED al pin dell'Arduino seguendo la direzione della freccia che c'è su ogni LED e mettendo tra l'Arduino e la striscia LED una resistenza con un valore dai 300 ai 500 Ohm. Poi colleghiamo il positivo e il negativo della striscia al connettore di alimentazione e al 5V GND dell'Arduino. Iniziamo la costruzione.
Prima di collegare l'Arduino alla striscia LED, dobbiamo scrivere il codice. In questo possiamo sbizzarrirci, creando animazioni di ogni tipo, ma per semplificare possiamo utilizzare gli esempi della libreria FastLED. Dobbiamo scaricarla. Andare negli esempi e scegliere quello che preferiamo. Io adesso lo sto facendo con l'Arduino IDE online, ma si può fare ugualmente anche con quello da installare. Comunque, se cercate su YouTube trovate tutorial molto più approfonditi sull'utilizzo di questa libreria. Quando apriamo uno degli esempi, dobbiamo semplicemente inserire il numero di LED che è la nostra striscia, il tipo di LED, che potete vedere nella descrizione del venditore da cui li comprate, e nel mio caso sono i VS2812B. Volendo potete poi anche regolare la luminosità dei LED. E a questo punto possiamo collegare l'Arduino al computer e caricare il codice. Stacchiamo il cavo USB e adesso possiamo collegare la striscia NeoPixel al pin di Arduino, che se utilizzate gli esempi della libreria FastLED generalmente è il 3. Colleghiamo anche il 5V e il GND. Colleghiamo l'alimentatore al circuito e dopo circa 3 secondi inizieremo a vedere le animazioni dei nostri LED. Ora non ci resta che mettere la striscia LED attorno all'albero di Natale e goderci il risultato. Per renderla meno visibile, vi consiglio di metterla più al centro dell'albero possibile, specialmente se avete un albero piccolo. Utilizzando i LED NeoPixel e Arduino possiamo creare tantissime decorazioni luminose, anche complesse e lunghe alcune decine di metri. Se dobbiamo creare qualcosa da mettere all'esterno, come fanno negli Stati Uniti, e se andate a cercare su YouTube capirete a cosa mi sto riferendo, esistono anche delle strisce LED NeoPixel per esterni, o addirittura alcune che sono fatte come una normale catena luminosa. Se non avete fretta, vi consiglio di comprarle dai siti cinesi come AliExpress, dove costano un po' meno. Anche questo video è finito, se vi interessa l'argomento luci natalizie scrivetemelo nei commenti perché avrei da parlarvene per giorni, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!